Da ieri è chiuso al traffico un tratto di via delle Baleniere all'altezza di viale Vasco da Gama Ostia. La strada è stata interdetta e transennata a causa di un avvallamento. I residenti sono preoccupati anche per il fatto che continui cedimenti nell'ultimo periodo sono stati registrati anche in viale Vasco da Gama. C'è poca manutenzione, quindi non essendoci la manutenzione succedono queste cose che dovrebbero succedere. Pure qui, se vai a Via delle Condole, qui della Traversa c'è un altro cedimento. E purtroppo, se non c'è, come ti stavo ripetendo, se non c'è manutenzione, siamo sempre lì. Prima c'erano delle file molto lunghe, quindi oltre al disagio pedonale c'è anche quello con le macchine. L'inaspettato blocco del traffico, seppur limitato ad un paio di 100 metri, però sono quei 100 metri che fanno la differenza per quella piccola città che è Ostia. Ma non siete preoccupati più che altro da tutti questi cedimenti? Ce n'è uno grosso qui, uno più Sì, avanti, un altro a pochi sai cos'era metri. Ostia tanti anni fa? Palude. Cosa c'è sotto? Sabbia. Gli alberi sono stati piantati per prosciugare la palude. Allora, se questa memoria viene persa e si continua a tagliare, che la pineta la stanno distruggendo tutto, qui se facessero un arredo urbano con alberi sani, no? A posto, curati, probabilmente l'acqua che c'è sotto verrebbe prosciugata. Il tratto interdetto è quello compreso tra Via delle Gondole e Viale Vasco da Gama. La chiusura ovviamente ha gravi ripercussioni, soprattutto nelle ore di punta, per gli automobilisti. Ovviamente la strada è stata interdetta in questo tratto preciso e il traffico viene deviato completamente in Via delle Gondole. Come vedete, la viabilità alle mie spalle è completamente paralizzata. Prima ci sono passato anch'io con la macchina, ho fatto un quarto d'ora di fila. Quanti metri avrà fatto in un quarto d'ora? Avrò fatto 500 metri. Il tratto interessato dal cedimento è lo stesso dove una decina di giorni fa esplose una tubatura dell'acqua, allagando completamente la strada. Abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici del decimo municipio, Claudio Bollini, ci ha spiegato che ora CEA dovrà effettuare una videoispezione per capire se c'è ancora la perdita idrica oppure se il problema è legato alla condotta fognaria. In ogni caso non si conoscono i tempi di riapertura.